Verona, patrimonio dell'UNESCO, Verona, città dell'eterno amore, Verona, città con oltre 2 millenni di storia e arte. È Verona ad accogliere in una bella giornata di sole circa 1000 partenti per l'edizione 2019 della Gran Fondo Luca Avesani Verona Cycling Marathon. La partenza avviene ad andatura controllata, ma appena fuori dalla città c'è il primo scatto che vede andare al comando un terzetto che solo in seguito si scoprirà che sceglierà il percorso classico mentre il gruppo inseguitore rimane compatto. Lungo la salita di Postuman rimangono al comando Andrea Pisetta e Alessandro Motta, mentre le immagini dal drone ci regalano scorci degli splendidi scenari dei Monti Lessini, dove il gruppo inseguitore, ormai frammentato, fa risaltare le singole capacità tecniche degli avversari.
Dopo la scelta del percorso classico e superiore, i corridori, a giocarsi la vittoria del percorso lungo, si svelano e troviamo al comando, lungo la salita delle Pissarotte in Val Squaranto, quindi siamo proprio nel cuore della Lessinia, quattro corridori: Enrico Zen, Fabio Cini, suo compagno di squadra, e Andrea Pontalto, nemmeno a farlo apposta, anche lui compagno di squadra di Enrico Zen. I continui scatti fanno ridurre a due gli atleti al comando della gara, facendo affrontare ad Enrico Zen e Stefano Cecchini la discesa che li riporterà a Verona saldamente al comando della gara. Ma è la famosa salita delle Torricelle, proprio a guardare Verona dall'alto e soprattutto a decretare il vincitore Enrico Zen, con il tempo di 3 ore, 28 minuti e 58 secondi. E quindi Enrico Zen, come dicevamo, primo nel 2018, è cambiato l'arrivo, ma non è cambiato il nome del vincitore. Dai, siamo stati fortunati anche oggi. È andata bene, niente, ci siamo divertiti. Tra le donne, dominio assoluto di Michela Bergod, della KTM Scatenati, che ha vinto con il tempo di 4 ore, 1 minuto e 13 secondi. Allora, per me quest'anno è il primo anno che faccio i lunghi, quindi è tutto quanto un test, ogni corsa è un test. Ho trovato il percorso bellissimo, sono andata via fin da subito, fin dalla prima salita, ho sempre avuto la moto che mi ha scortata, quindi complimenti veramente all'organizzazione. E poi, che dire, i miei complimenti più grandi vanno al mio gregario, che è sempre una cosa grande.